capo del dipartimento ambientale, dell'intera ambientale della provincia di Roma. Ho chiesto subito la parola perché appunto qualche modo la provincia sarebbe mancata da come di Roma, leggendo quella lettera che è stata inviata anche ad altre istituzioni. Le cose che dicono naturalmente sono come dell'assessore, e quindi noi la prima cosa che dobbiamo confermare è partecipare alla disponibilità della provincia a partecipare a questo osservatorio. Ne stengo appunto con la disponibilità a fare considerazioni generali sull'area, sul tema dei rifiuti, della gestione, eccetera, eccetera, magari avremo tempo in modo. Adesso vorrei concentrarmi soprattutto sul fatto appunto in questa fase uno dei temi, insomma anche se l'intervento del Presidente iniziale, sia degli altri interventi, è emerso con forza, anche dalla lettera scritta dal Comune di Roma, tutto il profeta, se non va da Comune di Roma, la prima necessità è quella di mettere appunto un piano di monitoraggio che tutti fanno stesso, anche se pregiudizialmente non si possono ritenere non validi quelli che fino adesso sono stati fatti, che non sono solo quelli delle aziende, sono anche monitoraggi fatti dalla provincia di Roma, dall'ARPA, quindi non sono solo quelli, però sicuramente, vista la situazione dell'area, che la conosciamo tutti, non la ripeto, eccetera, 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 è evidente che non sono sufficienti. Quindi noi, diciamo, la prima disponibilità sulla quale ci dovremmo impegnare è quella di mettere a punto un piano condiviso di monitoraggio, e per fare questo, si è detto più volte, io non so se riusciremo a mettere insieme sia le risorse del monitoraggio che quelle del risanamento ambientale. Dico che intanto la provincia di Roma ha messo a disposizione ormai da 3 anni 5 milioni di euro, di cui comune 2 milioni li hanno utilizzati attraverso la vicenda della riduzione della tariffa dei residenti. Proprio un dare qualche mese fa si è stata eseguita anche la rendicontazione per cui c'è stato un vero trasferimento di fondi. Hanno a disposizione invece gli altri 3 milioni, quindi erano 5 milioni di euro, con un'unica delibera di cui 2 milioni per la riduzione della tariffa e gli altri 3 milioni invece per un piano di monitoraggio su tutta l'area che riguardava non solo la discarica e il classificatore, ma anche le altre attività produttive che ci stanno. Questi 3 milioni naturalmente, diciamo, sono a disposizione del Comune di Roma, fino adesso non è stato costruito un piano di monitoraggio. L'idea che vogliamo mettere in campo, ricevendo il video del Comune, è insieme a tutti gli enti, loro alcuni sono rivolti di quelle istituzioni, mettere appunto un piano di monitoraggio concreto per utilizzare innanzitutto queste tecnologie. Il piano di monitoraggio, ripeto, a scascata, che naturalmente si dovrà apparire di tutti quegli organismi tecnici terzi, anche se sono diciamo, di delegazione istituzionale, sono organismi tecnici terzi che hanno la capacità, il know-how, eccetera, per mettere in campo questi programmi. Naturalmente mi riferisco a quelli che conosciamo tutti, l'ARPA, CNR, le università, l'ISPRA, eccetera, le ASR, che hanno dato anche in particolare l'RMI, perché all'interno dell'RMI c'è il dipartimento epidemiologico che è tutta Roma, quindi cercando di fare un piano di monitoraggio che non si limiti solo alle matrici ambientali, ma che riguardi anche un'eventuale indagine epidemiologica. Quindi mettere a punto, avendo a disposizione con questi 3 milioni, questo dettagliato. Noi in realtà abbiamo già iniziato questo possibile con il palazzo, non è ancora predisposto in una maniera più globale, più dettagliata, però abbiamo iniziato con questo possibile, che adesso dovremmo continuare a concertare innanzitutto con il Comune di Roma, e l'idea è che questo piano di monitoraggio, una volta che viene condiviso su questa sede, i risultati che studiamo di monitoraggio, il piano di monitoraggio, siano il più possibile resi pubblici, trasparenti, attraverso tutti i mezzi di cui disponiamo, a cominciare da quelli diciamo moderni, dell'arcio, del Ministero, anche in rete, in tempo reale, con il massimo della diffusione e trasparenza. Questa è l'idea che poi la provincia ha. Una volta che faremo questi monitoraggi, è giusto che i dati vengono forniti innanzitutto al nostro lavoro, alle istituzioni competenti, perché poi le istituzioni lo devono avere, e ai cittadini attraverso diciamo, tutti gli strumenti di cui
informatici, matematici, non so se avremo a disposizione dei siti, questo insomma lo possiamo naturalmente confrontare successivamente. Questa diciamo è la disponibilità che la provincia ha volte manifestato in altri riunioni e tribunale per confermare questa sede. Io spero, non so quantificare il tempo, so che l'assessore, posso dire che l'assessore civile ha già cercato anche il dottor Profeta, e quindi sicuramente ci dovrà essere.